Ciao a tutti boys, qui è Fortegamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi giocheremo a Clash Royale, punteremo a raggiungere l'arena elettrica e poi ne approfitteremo anche per fare un piccolo spacchettamento di un baule leggendario. Mi raccomando, per questi video di Clash Royale lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. E soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. Allora, facciamoci il primo game, let's go boys. Vediamo un po', abbiamo Phoenix, Destructor, non lo so, 3238 mi sembrano un po' tanti. Non mi sembrano pochi sinceramente quelli di questo ragazzone. Mi ha buttato un pack. Che peccato. Battuta che non invecchia mai. Vabbè. E un paio di colpi te li do. Mi è andata bene, dai, mi è andata bene. Va bene, va bene, tutto ok. Puntavo sul boia però. Io questa carta ragazzi non ho idea neanche di che carta sia però, eh. Sinceramente non è stata per niente una buona idea. Il fatto è che lui sicuramente ha meno le carte con un livello minore al mio. Però comunque me le dà le mazzate, non scherzi ragazzone. Ah, qui qua sono morto. Mamma mia. Me l'ha colpita, la torre, pecca. Andata, blocchiamo un attimo la scarica lì, che è molto pericoloso, sinceramente, sto draghetto lì. Molto pericoloso. E mi sa che abbiamo perso, ragazzi. Gli devo buttare solo una torre a terra. Dai, 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 ce l'abbiamo fatta. Secondo me ce l'abbiamo fatta, secondo me ce l'abbiamo fatta. Dai Valkyria, dai Valkyria, dai Valkyria, dai Valkyria, dai Valkyria. A posto, GG, andata. Prima vittoria della giornata, boys, a posto così. Allora, non voglio secciarmela, ma l'obiettivo di oggi, oltre ovviamente ad accumulare dell'oro, è passare alla prossima arena, ragazzuoli, e andare all'arena elettrica. Allora, questo se mi lancia una truppa di aria, sono morto. Vediamo un attimo come ce la vogliamo gestire questa. Caro Dragonite, che sta nel clan La Grigliata, ma è cosa cringe. Boia. Questo è un serio problema. E questa è stata una bruttissima mossa. Questa che ha fatto qui è un'assa che mi fa molto male proprio al cuoricino. Io questo ragazzi non so mai come gestirlo. Quel tizio veramente raga, quel cavaliere tutto strano, per me è ingestibile. Di nuovo questo pecca, no? E non, sinceramente non voglio sprecare per sto coso di ghiaccio. Tanto le mazzate te le do, frate. Cioè ti fa pure male. La torre me la butta a terra però. Peccato, peccato. Ah, brutta brutta come situazione ragazzuoli, brutta brutta. Mi fa caricare? Perché mi sta facendo caricare? Lui che sta caricando? Ok, il giovanotto qui ha capito che io sono molto vulnerabile a questo tizio. Lui lo ha decisamente capito. Fai di tutto per non farlo arrivare, perché lo sai che si arriva a un problema. Lo sai che si arriva a un problema. Complimenti, perché è stata una pessima mossa la tua, se posso dire. Ragazzi, io gli carico l'impossibile a sto tizio, sinceramente. Non mi interessa, gli carico tutto quello che ho. C'è i due Valkyrie addosso. Dai ragazzuoli che ce l'abbiamo in pugno. Dai ragazzuoli che sta sentendo la pressione. Dai ragazzuoli che sta sentendo la pressione. Due Valkyrie, abbiamo palesemente vinto. GG, due corone. A posto, abbiamo 29 corone, un altro po' di denaro e un baule d'argento. Ma è possibile che io sblocco tutti i bauli d'argento nella mia vita? È qualcosa di scandaloso, va bene. Allora ragazzi, qui dobbiamo raggiungere i 3400, quindi ce ne mancano ancora 100. Allora, giochiamo finché lo script è dalla nostra. Giochiamo finché lo script è dalla nostra. Questa è la seconda battaglia. Rocky potrebbe essere un bot. Ragazzi, come inizio mi sa proprio che questo sia un bot. C'ha gli arcieri livello 7, raga, un bot. Butto tutto quello che c'ho. Sì, ragazzi, è un bot. E anche questa, ragazzi, la vinciamo. Terza di fila vinta, ragazzuoli. Terza di fila vinta. Su, non ci perdiamo d'animo. Non ci perdiamo d'animo, che in realtà tutto questo caricamento mi ispira proprio alla ricerca di uno script. Grotta, neanche questo nessun clan, bro. Vediamo la prima carta che butta e capiamo se è un bot. Però è di livello torre 9. La Valkyria non è. No, 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 non è un bot, non è un bot. Non scherziamo, non scherziamo che non... Decisamente non lo è. No, no, su cosa non è proprio un bot. Ok. Ok, ti prendi le mazzate del Log Rider? No, non te le prendi le mazzate del Log Rider, va bene. È solo una tattica. Buttiamo questo dietro. Questo è noiosetto, questo è noiosetto, ragazzi. Questo glielo dobbiamo levare. Questo lo dobbiamo un attimo levare da mezzo, che è pericoloso. Un boia alle spalle. Poi sarei tentato del Log Rider. E lo butto, dai. Vediamo che succede. Bravo, 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 bravo. Questo potrebbe andare molto bene come attacco da parte del boia. Ottimo, ottimo, ottimo. E me leva pure lo scudo all'altro. Ottimo così. Andata, andata. Lanciami quello che ti pare, brother. Lanciami quello che ti pare, che tanto la torre se n'è andata, la tua. Possiamo sia provare a mantenere, sia puntare a quella centrale. Potremmo fare anche la tecnica che quella a destra ce la facciamo prendere. Però sinceramente perdere tutto sto vantaggio non è proprio nelle mie intenzioni. Quindi caro mio, mi spiace, ma credo che ti è andata male stavolta. GG. Occode. A posto ragazzuoli, anche questa vinta, anche questa vinta. Tom Bot, sì, si gode, si gode, bella così, goliardico, goloso. Non capisco se è un bot oppure no, perché
quello non è roba, non è un deck da poco, sinceramente. Non sta reagendo molto il mio attacco, infatti non è un bot, ma non sto capendo, cioè non sa giocare, è strano, non... Ha un deck non da bot e poi non sta giocando come un bot, però cioè mi ha fatto arrivare un boia, un domatore, una valchiria e un cucciolo di drago. Vabbè, GG man, ok, praticamente per me vali come bot, però ok. Dobbiamo fare minimo altre due partite per vincere, cioè per passare alla nuova arena, minimo altre due. Foxy, Foxy ti prego dimmi che sei un bot, ti prego, dai. Per l'ullo del grande Sium, dai che livello è basso, dai che livello è basso. Bot ragazzi, andata, andata, vai massacrato. Mamma mia, massacrato, massacrato. Ma poverino. Le ricompense ragazzi poi le sblocchiamo a fine arena, quando la raggiungiamo completa. Poi la raggiungiamo. Ragazzi, questa la dobbiamo vincere. Sasuke, Sasuke, tu non puoi essere un bot. Nandomo, 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 Nandomo. No scusate, citazioni ragazzi. No no, io... È un bot, credo sia un bot, decisamente un bot. Vi giuro che non ho fatto il bug. Raga, vi giuro, io non ho fatto il bug. Non ho idea di come si faccia. Ma Ica, non sto capendo perché so che è Panet bot. Bot versus bot. Coerente, coerentissimo, coerentissimo. È un bot versus bot. Zitto, Sasuke, zitto. Torna al villaggio della foglia, torna. E quindi giustiziamo il nostro carissimo Sasuke, una volta per tutte, per arrivare ragazzi nella nostra nuovissima arena a 3400 trofei. Sono stato molto fortunato, sono stato molto fortunato. E ragazzuoli, arriviamo alla nuovissima arena. Andata. Siamo nell'arena elettrica. Allora a questo punto io direi di riscattare i nostri premi. Barbari e barbari ragazzi, hanno vinto i barbari, va bene. Ok, cambi disponibili, posso cambiare, come funziona? Sfera invocata, dai. Va bene, va bene, va bene, va bene. 2250 di oro, come se ne avessimo bisogno. Allora, calmi, perché qui abbiamo la scelta tra il golem oppure questa nuova carta, che è il moschettiere che spara a fucili a pompa. Mi fido, cacciatore, è andata. E qui le cose cambiano. Dobbiamo riscuotere il baule, ragazzi. Dobbiamo riscuotere il baule. Facciamo le dita? Dai! Vai, prendiamo sto baule, ragazzi. Allora, oro, draghi d'ossa, 9. Reclute royale, 9. Macchina volante, carino. Evitabile, evitabile. Barbari, evitabile. Gabbia per goblin, basta, dai. Passa all'epica. No, ragazzi, non ci abbiamo la leggendaria. Correggetemi, ma non ce l'abbiamo. Clonazione. Che brutta chest. Oh, raggiunto i 3400. Per oggi credo che basti così. Vabbè ragazzi, direi che questo video è stato goloso, goliardico. Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video. Lasciate un like e soprattutto oggi ragazzi alle 18 ci becchiamo sul mio canale Twitch per giocare un po' a Clash Royale, a Fortnite e al Chilling. Intanto noi poi ci becchiamo alla prossima. Ciao!